avrei voluto vedere chi ha parlato, chi non ha guardato in casa propria, ha guardato noi, se avesse subito tutto quello che abbiamo subito noi, cosa avrebbe fatto? Se noi fossimo rientrati in campo e avessimo trovato gli arbitri davanti, che poi pure sono stati premiati, cosa avrebbe potuto succedere se i nostri giocatori o qualcuno di noi avesse continuato un pochino a dire le cose che pensava, quello che aveva visto, quello che aveva sentito? La grande iniquità delle valutazioni di questa partita che ci sono state, sia a livello tecnico che a livello di applicazione delle regole. Allora io credo, e lo dico con grande forza, ancora più forza, che la decisione del Napoli è stata la migliore. Vi dico che c'è stato un momento, e ve lo può dire anche la società, che mi volevo dimettere, perché mi è venuto veramente la voglia di smettere. No? Poi sono stato 2 giorni a Ferragosto in un feudo juventino di tifosi juventini sul mare, e tutte le persone mi sono venute incontro, juventine, e mi dicevano: ci scusi mister, tutti, noi ci piaceva vincere, ma ci piaceva vincere in modo giusto, non così. E si sono scusati. Ho detto: questo allora mi ha dato coraggio, no? Mi ha detto: vuol dire che si può rimanere per cambiare qualcosa, per dare un contributo a questo ambiente che... Leggiamo.